Ethan trova il braccio di Serie D dopo aver eliminato una forma mutata di Marguerite e i suoi insetti. Ora lui e Zoe possiedono tutto il necessario per creare il siero. Si dirige alla roulotte, ma di Zoe nessuna traccia. Al suo posto una chiamata da Lucas riguardante alcune attività... attività che lo aspettano. Alcune attività, eh. F per... F, vediamo un attimo. Tan, 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 tan. Cosa possiamo prendere? Quel lanciagranate, polvere da sparo. Buon compleanno, l'abbiamo già vista. La mettiamo via. Abbiamo già dato, direi. Chiave serpente, ok. Grimaldello, erba, munizioni, pistole potenziate. La G7 e la M19. Fuoco standard. Questa qua è quella potenziata che abbiamo fatto l'ultima volta, sì. Bene. Proviamo ad andare avanti. Quanti spazi abbiamo? Abbastanza, direi. Non mi posso lamentare. Monete antiche ne ho da usare, vediamo un attimo, ma non credo onestamente. Chiave corvo, integratore bla bla bla. No, non ho monete antiche, ok. Lo so che è arduo. Ha proprio uno stile di gioco decisamente differente. Ottieni gli ingredienti del siero da Lucas. Ma io in teoria ho trovato una tessera, ma solo una ne ho trovata però, se non ricordo male. Oppure no. Vediamo un attimo. No, non c'è la difficoltà, no, è vero, è vero. È vero. Ah, eccola qua ragazzi, dobbiamo andare in casa. Dobbiamo ancora andare in casa. Ah, bene, bene, sono contento che ti piaccia. Qua è chiuso. Ma... ah, no, no. Ho visto male, pensavo mi avessero chiuso fuori nel frattempo. Non è così, per fortuna. Non è così. Allora, dietro di me, di là. In teoria. Eccola qua. Chiave serpente, perfetta. Sì, 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 sicuramente è bellissimo, sicuramente. Munizioni pistola. Sta vecchia de merda. Senza offesa, eh. Regola orologio, non ora. Buonasera. Erba. Aprile 1980. Jack entra nei Marines. 1980, eh. Grimaldello. Questo qua fa sempre comodo, sicuramente. Ciao Dino, son buonanotte. Grazie della compagnia. Sembra essere lo schema di un'arma. Oh là là. Buono. E lì c'è casa principale. Grazie Kevin, buonanotte. Lì c'è il cervo. Ah, ma il lanciagranate, dai. Chiave del corvo. E allora ce l'ho già. Ce l'ho già sto coso qua. Foto del tesoro. Sopra una gabbia. Ma che cazzo si ricorda dov'è quella roba lì? Ma niente. Ma non c'è niente, direi. Un'erbetta. Vispa. ...1980 abbiamo detto. Proviamo a regolare l'orologio con qualcosa che abbia a che fare con il 1980, per quanto sia possibile, boh. Conferma. No. In base a cosa?
In base a cosa l'ora lì, eh? Vecchiaccia. 1980, aprile. Aprile, quindi 05. E 04 volevo dire, che cazzo ho detto? 04. Ma vediamo un attimo. Ah, eccolo qua, cavolo, dai. La stessa ora degli altri orologi. Ah. La stessa ora degli altri orologi, ragazzi. La stessa ora degli altri orologi. Sto pensando allora a dove può essere un orologio. Io mi ricordo l'orologio a pendolo. Mi ricordo l'orologio a pendolo da qualche parte. Ma sta roba qua c'era prima, tutte queste foto, non me le ricordavo mica io. Orologio a pendolo, dove sei? Merda. Vero? Oh, così mi piace. Ma proviamo a mettere quindi 10 e 15. Possibile? Proviamo, dai. Secondo me è una cazzata, però proviamo. 10 e 15, ragazzi. Meglio lasciar stare. 10 e 15. E vai. E vai, e vai, e vai. Tombola. Fuck. Questo non doveva succedere. Ah, utile. Scheda rossa. Perfetto. Ma niente. Munizioni potenziate per la pistola. Benissimo. Ah, che posticino accogliente, eh? Ma dov'è la pistola rapida? Che non capisco. Qua abbiamo queste. Allora facciamo così. Mettiamo questa qua. Anzi, no, devo usare questa io. Devo usare un po' questa, sapete? 5 colpi normali e 20 colpi potenziati. Foto tesoro. Facciamo così, dai. Bene. Tre e due. Ah, siamo arrivati qua. Ho capito.
C'è qualcosa di brutto. Eh sì. Oilà. Vabbè, oh, mi fate passare. Sti cazzi. Allora, a cosa stiamo giocando? Dov'è? No, non c'è nulla a quanto pare. Eccolo qua. Sei morto? Ma che porcaccia. La miseria pupazza, trottola. Allora, facciamo così, ragazzi, eh. Sto cagando sotto io. R. No, questo qua. R. Ok. No! Porca miseria, mi ha equipaggiato i colpi qua. Vabbè, dai, ho capito che devo ormai usarla un'ultima volta. Vabbè. Che cazzo stiamo andando qua? Giro, giro, tondo. Sì, noi siamo arrivati da qua. Abbiamo preso la scheda rossa, il che è una buona cosa. Però mi sa che ci deve essere una stanza con la foto del tesoro. Cioè, che riguardava il tesoro che abbiamo visto prima. Era tipo una gabbia con una testa sotto. Che cazzo? Forse più sotto, vediamo. Ah, eccola qua. No, non è vero. È ancora la stanza delle torture queste. Allora no. Non c'entra una minchia, come non detto. A meno che non dobbiamo andare a mettere la scheda rossa. Semplicemente. Vediamo. Chiave del serpente, ne ho altre per caso? Non mi risulta. Però qua, ad esempio, nel salottino c'è una cosa da scassinare. Qua manca una chiave. Crea il siero. Serra, sala ospiti. Mamma mia. Casa principale F. Casa principale. Ma no, ma non c'è nulla qua. Oh, porca vacca, me l'ero perso. Mi ero perso lo zaino, cavolo. Che bello. Per fortuna che sono tornato indietro per sbaglio, allora. Mamma mia. Molto sospetto quel coso lì, eh. No, qua direi che non c'è nient'altro. Abbiamo veramente dato, purtroppo. Andiamo nella stanza dei bambini. Secondo me il barbatrucco è di là. Vediamo. 10 e un quarto. Oggetti da prendere qua. Non ce n'erano, vero? Perché ricordo che avevo tipo lo zaino strapieno di cianfrusaglie, ma alla fine sì, direi che l'ho svuotato e non c'è rimasto nulla qua. Ok. Vediamo. Ah, eccola lì la tessera blu. Che sciocco. Che sciocco. Perfetto. La lasciamo stare.
Preso un colpo guardando lì, va bene, dai. Dettagli. Sono pronto, Lucas. Più o meno. Molto meno che più. Fammi parlare con Mia! No, 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 amico! Devi farti vivo prima! Non ti sarai per caso dimenticato dov'è la festa, vero? Entra passando dal giardino! Avanti, amico! Ti aspettano tutti quanti! Aia! Ci aspettano tutti quanti? Che culo! Tutti quanti chi? Punto di domanda. Sto sfruttando per bene gli ultimi colpi della pistola standard. Direi. E vai. Un altro colpo. E dopo... La mettiamo giù, definitivamente. Direi. Forza, Ethan. La festa ci aspetta. Avrei evitato, onestamente. Che culo, let's play, giochiamo, yay! Mamma mia. Questo merito non va. Ethan. Ethan. Guarda un po' che cosa qui! Sai a che serve? Indovina che cosa ci vuole fare Zoe? Lei pensa che sia speciale! Oi oi oi! No, Ethan! Non è speciale, no! Questo! Proprio questo qui! È speciale, lo sai, Ethan? Non è detto che proprio tutti vogliano tornare al passato. Che cosa? Cara Evelyn, voglio solo fargli capire. Voglio soltanto fargli capire che non tutti sono disposti a fare marcia indietro. Zoe è una stupida stronza. Non riesce a capire che non voglio tornare a com'ero prima che papà vi trovasse tutti. Non tutti vogliono tornare indietro. Quindi... Allora, Ethan... Puoi... Tu puoi cercare i tuoi cari ingredienti quanto vuoi in quella sporca casa macilenta. Provaci! Ma no! Non troverai proprio un bel niente, Ethan! Vuoi creare il siero? Oh, ridicolo! Dovrai uccidermi! Capito? Quindi, Ethan, che ne dici? Non ho molte alternative, direi, Lucas. Merda. Ah, ok. Merda, veramente. Cazzo. Ah, ho un colpo in canna e non ho paura di usarlo. In realtà sì. Però vabbè, dettagli. Cazzo. Yeah.
Qua mi sa che devo semplicemente accucciarmi, non posso disinnescarle, vero? No. Non credo. Ok. Devo ricordarmi, ragazzi, di non ricaricare, altrimenti non finiamo più, eh. Anzi, sapete cosa vi dico? Lasciamo stare sta pistolina stupida. Mettiamo questa qua normale, che è meglio, dai. Ecco, così siamo pronti ad usare la pistola buona. Là rimane un colpo, pazienza. Vorrà dire che... lo terremo per ricordo. Cazzarole. Nel dubbio qua, io direi è sempre meglio muoversi accucciati. Ma non credo sia così facile. Sicuramente ci sarà anche da saltare in giro. Sicuramente. Ah, eccolo qua il tesoro. Kit riparazioni. E vai. Questo qua, ragazzi, è per il fucile. Kit riparazioni. E qua. Aia. Allora, se facciamo... così? No, niente. Ah, niente, secondo me sapete cosa devo fare qua? Sparare un colpo. Allora, facciamo così. E come va? Perfetto, più o meno. Ma che cazzo? Scusa, forse avrei dovuto avvisarti, eh? Merda. E sì che mi sembrava di essermi accucciato abbastanza, eh. Vaffanculo. Ma datemi una soluzione, cazzo, che almeno combino l'erba. Cazzo, ho un sacco di erbe e non ho neanche... un coso, come si chiama? Avete capito, dai. Neanche uno ne ho. Che tristezza, cazzo. Rischio di morire malamente. E vabbè. Scusa per il casino. Ah, niente, mi devo curare per forza qua. Per forza. Basta, dai. Vado piano perché ho un po' di paura. Ecco, per l'appunto. Ah, ok. Ci vedi davvero bene. Lo so. La cazzo di password. Prova 0814. No. 0621. No, è 0514. Su, dai, prova a girare la ruota. Zero, sei, due, uno. Ma che cazzo? Interessante.
Neanche tanto in realtà. Agente separatore. Foto tesoro. Ah, ok, ma si è aperta la porta, dai, perfetto. Poso. Vabbè, dai. Questa parte, ragazzi, è odiosa come poche. Odiosa come poche. Ok. Medicina. Avanti. Occhio al filo. Nemico. Perfetto. Qua facciamo così. Qua ce n'è un altro che è teso via per di là. Ah, ce n'è un altro qua. E ce n'è un altro lì. E vabbè. Quello là è teso qua. Quindi se noi rimaniamo accucciati non c'è problema. Questo è teso qua, quindi se rimaniamo accucciati non c'è problema. Moneta antica, perfetto. Non mi hai neanche fatto danno. Che culo. Che culo. Ok. Steroidi. Buono. Che stanza di merda, ragazzi. Oh. C'è qualcosa qua da prendere? Mi verrebbe da dire di no. Bene, andiamocene. Usiamo gli steroidi. Aumenta la salute massima. Perfetto. E vai. Grazie. Qui abbiamo dei simpaticoni, eh. Sì. Molto simpatici. Non mi sembra che prendano molto fuoco però questi, eh. Ehi là, sei morto? Ma che? Sì, è morto, dai. Cazzo di rumore orribile è sto qua. Fertilizer ovunque. Polvere da sparo. Là c'è un interruttore interessante, mi pare. Andiamo con calma, che qua il rischio di esplosione è ovunque. Oh, perfetto. Combustibile solido, questo qua è per creare il coso per il lanciafiamme. Qui per un qualche motivo possiamo usare una cassetta, non so il perché.
C'è qualcosa da mettere giù qua, eh? La moneta antica, sì. Che di fatto non serve a una mazza qua. Fucile rotto. Beh. Facciamo così, cavolo. E vai, fucile M21. Un fucile classico, non è molto capiente, ma è piuttosto potente. E vai, quindi in pratica cos'è sta qua? Una doppietta? Io faccio così, tipo. Vediamo. Oh, là là. Che bomba. Allora, sapete cosa facciamo? Facciamo così, ragazzi. Io metto questo. Sfrutto i 4 colpi presenti all'interno. E dopodiché... lo mettiamo via per sempre. Ah, già, davvero? Ok. Non c'è problema. Non si può svuotare questo qua, no? Scarta, esamina, combina. Pare di no. Mamma mia, mi sono cagato sotto. Per un attimo ho pensato che esplodesse. Ok. Non devo ricaricare, eh. Lì c'è un cavo che è collegato a quella macchina là. Però mi sembra che manchi un pezzo. Fluido chimico forte. Munizioni potenziate pistola, va bene. Proseguiamo. Ma io direi di calarmi quasi quasi, eh. C'è mica una scala. Per non farsi male, boh. Un oggetto da usare. Sembra mancare una batteria. Cioè. Munizioni pistola. Qua cose esplosive non mi sembra di vederle, eh. Sembrerebbe perlomeno. Perfetto, Zizi Power. Merda, mi sa che questo qua è tipo una cutscene. No, sembrava. Erba. E questo? È una cassa distrutta semplicemente, niente di più, niente di meno. Allora. Beh, il lanciafiamme possiamo ricaricarlo, ho visto. Ok. Abbiamo la pistolina buona. Abbiamo il pugnalino buono. Per modo di dire buono. E se facciamo così tipo. Ecco. 3 e 1. Ok. Andiamo a mettere la batteria. Che inculata. Bambini, ecco a voi fienile di sangue.
finire di sangue, che culo. Niente colpi bassi, signori, abbiamo regole. Oh shit. Fanculo a te. Che cazzo abbiamo qua? Che schifo. Beh, bene, abbiamo usato quello. Credo sia distrutto. Sembra. Grassone a terra, grassone a terra. Sì, e quindi? Non è mai stato il mio preferito. Cazzo, era resistente, eh. 4 colpi di pompa scarso e uno di pompa buono. Bello sto pompa cazzarola, eh. Qua sento rumori brutti. Attenzione che qua mi aspetto ancora trappole, io non so il perché. Ho questo presentimento, diciamo. Integratori, ma mi verrebbe da dire che questo qua è quello della cassetta compleanno, che ha fatto una fine ovviamente orribile. Decisamente orribile, direi. Tu sei il prossimo, 1408. Ah, 1408, ragazzi. Buona. 1408. Che simpatico, Lucas. Ma che simpatico. Qua non c'è niente da prendere, no? Molto sospetto. Qua dentro neanche? No. 1408, fra l'altro, come il libro di Stephen King. Quello della stanza di hotel, no? Non Shining. C'era mica qua un esplosivo una volta. Che ne è fatto? Oh. Vabbè, non importa. Mettiamo via la moneta antica. Gli integratori. Questo qua lo lasciamo lì per il momento. Mettiamo via il pompa. Facciamo così. Questo lo mettiamo qua. Quindi abbiamo all'1 il pompa. 2 la pistola, 3 il coltello, 4 lanciafiamme. Ok. 1408 abbiamo detto. Però sapete che quasi quasi salverei? Ma no, dai. E fu così che me ne pentì amaramente. E vai. Classici riferimenti, ai vecchi Resident Evil, questi suoni qua. Blu, blu, blu. No, amico, questo è un test, quindi non barare. Quella roba che trasporti, liberatene. Quella roba cosa? Quella roba che trasporti, liberatene. Sì, ma le armi e basta? Vediamo. Quella roba che trasporti, liberatene. Ma tutto? Vabbè. Già, tutto ragazzi. Oh, questa stanza, sembra familiare. Buon divertimento. Merda. Candela. Qua mi sa che dobbiamo rifare il famoso test, Allora, cosa ne dici se facciamo un bel gioco? Devi solo accendere la candela
e metterla sulla torta. Baciami il culo. Ethan, le parolacce no. Ci sono bambini nell'edificio. Da qualche parte. Credo. Non sono più sicuro. Sembra familiare, vero? Sembra familiare questa situazione, direi. Allora, vediamo un attimo. Vediamo di rifare esattamente quello che abbiamo fatto in passato, eh. Però senza morire arsi vivi, ovviamente. Direi. Ok. Vediamo se si lava facendo così. No, devo per forza usarlo allora. Dove cazzo sto andando? Ok. Bene. Impiccato. Uccello feto. Impiccato. Uccello feto. Tu. Ma che simpatico, eh? Ma che simpatico. Ah, ok. Si è acceso, sì. Bene. Dito del manichino. Ok. Ma io direi, sapete una cosa? Siccome so già che là la password è loser, teoricamente non dovrebbe servire. Non dovrebbero servire certe cose. Tipo la chiave della carica, che è quella che ci ha fregato l'altra volta. Vi ricordate che tirandola via, per l'appunto, ha spanto per terra il dispositivo, cioè no, il liquido infiammabile, e ci ha ucciso. Ma se noi facciamo così, Lucas teoricamente lo freghiamo. In teoria, non è detto che sia così. E penso onestamente che adesso ce lo dica, eh. Delle serie, uomo, come cazzo hai fatto a sapere la password? Bella domanda. Vediamo se ho ragione. Scappa, scappa Ethan, non si muove, vabbè. Figlio di puttana, saresti dovuto morire. Oh shit. Veloce.
Eh già. Beh. Quello doveva essere per te, dannazione! Aia, è arrabbiato Lucas. Lucas, ti venisse del bene. Aiaiaiaiai. Era qui fino a poco fa, eh. Brutto infame. Mia. Mia. Mia! È ancora viva. Tu chi sei? Dove siete? Siamo proprio oltre il molo, fuori da quella stanza. Veloce. Veloce, sì. Facile a dirsi. Bene, bene. Ethan. Ma che cazzo vuoi? Sei... morto. No, non è il momento. Non ancora. Che fortuna. Senti, a meno che non nasconda un asso nella manica, ti consiglio... Ti svelerei tutto, Ethan. Ma odio rovinarmi il finale. Maledetto Lucas. Maledetto Lucas. Testa. Questa è per fare il siero, eh. E vai. Finalmente. Mappa, area dei test. Perfetto. F. Qui ci prendiamo un po' di cosine interessanti, ragazzi, della serie. Fucile. Pistola buona, coltello, bruciatore, cartucce per fucile, soluzione, munizioni potenziate, fluido chimico, perché no, munizioni pistola, e basta direi. E qua, sapete cosa facciamo? Sapete cosa facciamo? Chiudiamo la puntata. Diamo la puntata e la live, per cui grazie a tutti e alla prossima.